La seconda presentazione è dal professore Panagopoulos Mikhail dell'Università dell'Ilionio. Il dottor Panagopoulos è professore associato nel settore arti, suono e immagine dell'Università dell'Ilionio. La sua ricerca riguarda l'intelligenza artificiale, l'analisi di modelli in applicazioni culturali, figurative e artistiche. Professor Panagopoulos, grazie, vi ringrazio io. Grazie tanto dell'opportunità che mi date di presentare il nostro progetto, il progetto del nostro Dipartimento. Sto condividendo lo schermo. Io parlerò del HAL, di questo nodo creativo delle arti. È un'opera della quale sono il responsabile e lo faccio con tanto piacere. Appartiene all'Università del Lione, il settore arti nuovo e immagine. Appartiene al progetto europeo, però vorrei parlare direttamente della sostanza. La sostanza qual è? Creare un nodo dove ci sarà una ricerca scientifica in questioni che riguardano la tradizione e nello stesso momento avere anche una creatività artistica. Questo era l'obiettivo di questo nodo. Include attrezzatura e personale specializzato. Per noi non sono due settori diversi. La ricerca scientifica e la creatività artistica per noi sono vasi comunicanti. E questo vuole esprimere il nostro nodo web. Questa infrastruttura di ricerca avrà una parte focalizzata sulla ricerca del patrimonio culturale, ma anche alla produzione dell'arte, arte con mezzi nuovi, contemporanei. Quest'opera ha un budget di 1.162.000 euro. Una grande parte di questo budget è l'attrezzatura, che ovviamente già dalla progettazione sapevamo che era l'elemento più importante, attrezzatura di alta qualità, parlerò dopo di questo. E poi la seconda parte è il personale specializzato, persone che hanno contatto con le arti audiovisive e con le relative scienze. Queste sono le due parti del progetto. Elemento importante di questo nodo creativo è la sua suddivisione in sei, chiamiamoli sottonodi. Sono le varie unità tematiche. La prima, arti e tecnologie del suono, riguarda la registrazione del suono, elaborazione del suono, musica algoritmica o digitale, e in generale qualsiasi ha a che fare col suono, qualsiasi cosa ha a che fare. Secondo hub è animazione hub, cioè abbiamo a che fare con video e montage, ma anche video art, che può riguardare anche installazioni. Il terzo hub riguarda rappresentazioni e animazioni in 3D. Può essere animazione fatta in mano o in PC. O per esempio scultura artistica in 3D. Quarto hub riguarda le interfacce interattive e telematiche, cioè ha a che fare
con tecnologie, non voglio entrare in dettagli, ha a che fare con sensori che possono essere utilizzati in installazioni sul posto o con installazioni interattive dove l'utente sta in un posto e l'opera sta in un altro posto o alcune parti dell'opera stanno in vari altri posti. Il quinto hub è il gamification hub. Parliamo con la realtà virtuale, il gaming, sempre focalizzando sull'arte, sulla dimensione artistica. E l'ultimo è il concetto creativo dell'arte in rete, qualsiasi forma artistica digitale, che può includere anche opere soprattutto in forma digitale, come per esempio le animazioni. Quest'ultimo sotto hub include anche i precedenti. Se vuoi fare un'opera d'arte digitale e poi fare una proiezione sui mapping, proiezione sui muri di un edificio. L'elemento importante di questi sette nodi è la loro interazione. Ogni nodo non fa la sua opera. L'obiettivo è che si creano opere che abbinano idee e tecnologie di tutti i sei combi insieme. Le direzioni, per esempio, di questi nodi sono ambienti immersivi e contenuti ludici. O arti performative telematiche, in modo riassuntivo, presento, indicativo, presento alcune delle attrezzature che abbiamo, che sono di alta qualità, per esempio registratori, attrezzi molto cari, server importanti per poter sostenere tutto il materiale raccolto. Per avere anche un'idea di dove ci troviamo in questo progetto, la realizzazione di questo progetto, è appena finito il concorso per questa attrezzatura. I collaboratori già hanno progettato le opere che vogliono produrre. Allora, appena arrivata e installata l'attrezzatura, avremo anche i primi risultati dei progetti. Vorrei dire anche qualcosa sul personale. Sono 10 membri del nostro dipartimento che hanno la supervisione di questi hubs. 2 membri del personale accademico. Importanti sono i 6 ricercatori post laurea, che ognuno di loro è responsabile per ognuno di questi 6 hub che abbiamo descritto prima, in collaborazione con i direttori dei settori, definiscono l'orientamento e la destinazione di ogni hub, e ci sono 10 nuovi ricercatori che inquadrano i precedenti per ottenere questa interazione tra questi 6 sottonodi. Μια συνέργεια όλων αυτών μαζί.
Abbiamo già detto che i nostri obiettivi sono i tanti generi di questa ricerca e creazione artistica. L'altro elemento importante del Lab è l'accesso aperto degli utenti. Qua voglio essere un poco più dettagliato perché ancora non abbiamo avuto l'attrezzatura e non abbiamo ancora installato tutti gli attrezzi. L'obiettivo qual è? Avere l'accesso aperto agli utenti significa non solo accesso agli studenti dell'università, ma in generale un accesso libero a ogni artista o scienziato che desidera utilizzare questi mezzi. Ovviamente ci saranno delle condizioni, stiamo già creando un regolamento. Per noi è molto importante. Potrebbe essere, per esempio, un turista che ha registrato in un video delle cose e desidera fare un montaggio, inserire degli effetti speciali, aggiungere suoni o ha già registrato dei suoni e vuole produrre qualcos'altro o ci vuole dare del materiale che ha ottenuto lui. Potrebbe essere anche un'idea scientifica, da un turista di nuovo, ovviamente un nostro sogno. Un nostro sogno è vedere persone che si avvicinano a noi per creare la loro opera artistica utilizzando l'attrezzatura del nostro hall. In modo indicativo, vorrei dirvi alcuni degli oggetti, per esempio, che potessero essere usati. Per esempio, varie tecnologie del suono, animation, gamification, tecnologie audio, sound design. C'è una vasta gamma di applicazioni che ha come asse l'arte e la tecnologia, che sono le due assi fondamentali del nostro progetto. Chiudendo, vorrei parlare in modo riassuntivo degli obiettivi. Uno degli obiettivi è essere diventare un polo di attrazione per i ricercatori e artisti a livello internazionale. Potrebbe essere una dimensione anche turistica. Sarebbe ideale alla fine di questo progetto vedere la nostra opera di autofinanziarsi e di rimanere un polo per artisti e ricercatori e scienziati. Αν θα μπορούσαν και από αυτό να βγουν και κάποια έργα ενώ επιχειρηματικά να υπάρξει μια βάση ώστε κάποιες να βγουν στην αγορά θα πλησίωνε ακόμα καλύτερα όλο το όραμα imprenditoriali που έχουμε στον δημιουργικό κόμβο partendo dal nostro progetto Hall. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Vi ringrazio tanto della vostra attenzione. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.